E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi vi farò vedere un po' l'attrezzatura base per le moto tendate. Quindi prima cosa, senza la tenda non si può fare una moto tendata. Quella che vi consiglio, io ho preso settimana scorsa questa Bertoni Norcap 2, fatta molto bene, molto semplice da montare, è un po' come la tenda della Decathlon di base, però ha all'interno un po' più schermato, quindi costa un centinaio di euro, però è fatta molto molto meglio. Non si toglie il fatto che comunque per le tendate ad esempio estive è consigliatissima anche la tenda della Decathlon, quella da 40 euro per intenderci, che è molto molto valida. Quindi prima cosa questo, poi partiamo ragazzi, kit di padelline, bicchiere e fornelletto, ok, anche questo preso su Amazon, quindi vi lascerò il link in descrizione di questo kit di padelline molto piccole. Per una persona da sola è più che sufficiente, se siete in due vi consiglio qualcosa di più grande. Bomboletta di butano propano, comprata alla Decathlon, ne ho prese due, questa qua è una, comunque andate avanti un bel po' con una bomboletta del genere. Quindi passiamo dove sono seduto, su una seggiola molto ben fatta, che è molto semplice da montare e smontare. Vi lascerò anche di questa link in descrizione e calcolate che sta ragazzi in questo sacchettino, quindi sta in un sacchettino molto piccolo e poco ingombrante. Passiamo ragazzi all'interno della tenda, dove dentro la tenda abbiamo ragazzi questo materassino bello grande, ok, una piazza, però è bello spesso. Io vi consiglio un materassino del genere perché sono molto più comodi, anche se magari occupano un po' più di spazio, però sono molto comodi. Dopodiché ragazzi abbiamo cuscino Decathlon, questo qua non è il cuscino gonfiabile ma quello diciamo normale, una persona, devo dire molto comodo, molto ben fatto, non porta via neanche tanto spazio, quindi consigliatissimo. E poi oggi testerò anche questo sacco pelo molto compatto della Bertoni, ok, che ha una temperatura comfort di 3 gradi, quindi dovremmo dormire bene stanotte, vi farò sapere. Comunque fino adesso ho usato un sacco pelo della Decathlon, quelli da 15 gradi, che per l'estate va più che bene, che va dai 10 ai 15 gradi, quindi va bene per l'estate. Questo qua è un po' più grosso, vi farò sapere sempre in questo video se va bene o no. Inoltre ragazzi credo che indispensabile sia questo aggeggino qua, che è in pratica ragazzi un mini compressore gonfia materassi, ok, questo gonfia materassi super consigliato, che fa sia gonfia che la parte di sgonfiaggio, quindi piccolissimo e consigliatissimo. Diego mi conferma che ho gonfiato con questo oggi già due materassini e ne ha ancora da gonfiare, quindi ragazzi potete gonfiarne 3 o 4 e poi si ricarica tramite USB-C, quindi link in descrizione. Se non lo comprate, cavoli vostri, se lo comprate grazie mille, io non ci guadagno comunque niente, quindi consigliato. Poi cos'è che manca? Poi ragazzi vi lascerò anche dei link dei buoni power bank, che per un viaggio in moto, una moto tendata, comunque sono
non direi indispensabili, ma quasi, visto che comunque ci portiamo sempre dietro i cellulari e se non abbiamo niente con cui caricare, prima o poi restiamo a piedi. Quindi, ragazzi, anche dei power bank sono molto importanti da portare dietro, anche per caricare tutti i device. Se poi dura più di un giorno la tendata o siete in giro in viaggio, power bank e cavetterie sono importanti per non restare, diciamo, ormai fuori dal mondo col cellulare. E niente, cosa devo aggiungere? C'è altra roba? Questa qua non posso dirla. Non vedete, ma hanno consigliato una cosa da dire, ma non posso. Indovinate. E niente, ragazzi, più cose indispensabili per andare in giro in tenda è lo spirito di adattamento, lo spirito di avventura e tutte queste cose qua, perché comunque non è come andare in albergo, è una tendata. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buongiorno, un cazzo. Buongiorno, diciamo è stata una notte abbastanza tranquilla, però ha piovuto un po', quindi la tenda ha reagito bene, nonostante non ho allontanato il telo esterno, infatti ho fatto un pochettino di umidità, però appena appena, vedete qua, non so se si vede un po' di umidità, però perché non ho staccato bene il telo esterno, quindi ci sta. Per il resto il sacco pelo è andato benissimo, infatti ha fatto un po' freddo stanotte, c'era, mi sa che siamo arrivati anche a 0 gradi esterni. Però diciamo sono stato abbastanza bene, ho dovuto solo mettere la felpa e basta, quindi va benissimo. E in più ragazzi mi sono scordato una cosa da dirvi, un accessorio importante per il campeggio, ovvero la luce, guardate, la luce da testa. Che se vi scappa ad andare a far pipì, ok, se vi scappa ad andare a far pipì, potete la notte, ad esempio, quando uscite, avete la luce a portata di mano, e che luce sia, come dissero. Comunque, questi sono un po' gli accessori che servono per fare delle mototendate. Adesso è mattina presto, quindi non so cosa sto dicendo, però ecco, ci vediamo dopo. Quindi grazie ancora e alla prossima. Ciao ciao.